Ciao cari amici, questo video è il seguito dei filmati che ho pubblicato sull'Unione. Iscrivetevi al mio canale, entrate nel canale. Ho creato una cartelletta intitolata Uniamoci, entrate in questa cartelletta e guardate tutti questi filmati con estrema attenzione. Io studio messaggi mariani. La Madonna ha chiesto una grande unione, quindi io chiedo unione perché l'ha chiesto la Madonna, ma anche perché io personalmente vedo che ce n'è un estremo bisogno. Le persone anziane, deboli, sole, sono intimorite nel vedere la situazione che stiamo vivendo, quindi è giusto aderire immediatamente a questa iniziativa, anche perché quello che sta succedendo è soltanto un piccolo e leggero antipasto rispetto a quello che deve arrivare. Quindi prepariamoci, uniamoci, l'unione fa la forza. E adesso vediamo questi messaggi. Carbonia, apparizioni Sardegna 2020. Camminate su carboni ardenti, figli miei, perché ora si scatenerà l'inferno sulla terra. Quarantano, apparizioni Calabria 2016. Quando l'umanità diventerà carne da macello, quando vi girerete da ogni parte, vedrete morte e distruzione, il figlio dell'uomo tornerà, la seconda venuta di Gesù, per fare vendetta su questa terra martoriata. Conoscerete la paura più nera affinché possiate ripudiarla nel nuovo mondo. L'umanità patirà pesantemente, poi tornerà Gesù sulla terra per vendicarsi. La vendetta di Dio è il castigo. Castigo vuol dire correggere. Quindi non è una vendetta come la nostra, umana, è una vendetta diversa. Gesù torna per correggere il mondo e l'umanità. E visto che c'è tanto da correggere, gli eventi che arriveranno saranno estremamente pesanti. Dopo questo inferno che arriverà sulla terra, arriverà una nuova epoca di pace, un nuovo mondo. Trevignano Romano, apparizioni Roma 2020. Figli, forse ancora non avete capito che siete agli inizi dell'Apocalisse. Viviamo l'Apocalisse di San Giovanni, gli anni che precedono la seconda venuta di Gesù, gli anni più duri che abbia mai vissuto l'umanità. E la Madonna ha detto: figli, forse ancora non avete capito che siete all'inizio dell'Apocalisse, come dire, sveglia, svegliatevi, figli miei. Gli eventi che arriveranno, maremoti, terremoti, persecuzioni, guerre, non sono l'unico problema. C'è un problema molto più grande, che è la mancanza di attenzione delle persone. E non mi riferisco soltanto alla massa, mi riferisco anche alle persone che seguono, che leggono i messaggi mariani. Alcune signore che seguono i miei filmati mi hanno contattato e mi hanno chiesto che erbe bisogna procurare per affrontare le future pandemie. Io ho pubblicato dei filmati, in questi filmati ho letto una lista intera di queste erbe da procurare, quindi basta mettere il video in pause e prendere appunti. Oppure nei filmati ho detto che è opportuno fare delle scorte alimentari. Mi hanno contattato delle persone che guardano i miei filmati e mi hanno chiesto: ma dobbiamo proprio fare le scorte alimentari? Ho detto: certo che dobbiamo farle.
La Madonna ha detto che il cibo sarà moltiplicato, però in altri messaggi ha anche detto di fare delle scorte alimentari, quindi fatele. Oppure mi hanno contattato persone e mi hanno detto: io sono triste, mi sento da solo, mi sento da sola perché qui vicino a me non c'è nessuno che la pensa come me. E gli ho detto: hai guardato, hai aderito all'iniziativa Uniamoci? E mi hanno detto: ho guardato il tuo filmato, ma non ho aderito all'iniziativa. I messaggi della Madonna dicono che viviamo gli anni dell'Apocalisse che precedono la seconda venuta di Gesù, gli anni più duri mai vissuti dall'umanità. E dice che possiamo soltanto alleggerire gli eventi futuri con le nostre preghiere, con le nostre buone opere. E le persone che seguono questi messaggi ogni tanto escono con la frase fatta e dicono: speriamo che tutto torni come prima, speriamo che non succeda niente. Non ci siamo, veramente non ci siamo. C'è una mancanza di attenzione che è tremenda. Cavarziere, apparizioni, Venezia, 2005. Non fate orecchie da mercante, ascoltate, dopo dimenticate, andate a casa e parlate di altro. Le parole mettetele nelle vostre orecchie e nella vostra mente come un martello che batte, non dimenticatele. Carbonia, ascoltate bene questo messaggio, 2014. Non siate come dei cani sbrigliati, dei cani sbrigliati. Ricomponetevi e ascoltatemi quando vi parlo. Trevignano Romano 2017. Io sono qui per istruirvi in questo tempo. Non siate distratti. Ascoltate le mie parole affinché possiate salvarvi. Giacarei, apparizioni del Brasile 2013. Figli miei, pentitevi senza indugio e prendete sul serio i miei avvertimenti. Luz de Maria, apparizioni Argentina 2021. Perché i semi crescano e diano frutti di vita eterna, la fede deve essere portata alla pratica. C'è una tremenda mancanza di attenzione. Le persone non si fermano a pensare come dovrebbero fare quando si leggono questi messaggi mariani e in conseguenza non entrano nell'azione, soprattutto quando c'è da fare un cambiamento. Ma adesso dobbiamo per forza cambiare. La salvezza, la via di uscita da questo inferno, non viene a casa vostra su un piatto d'argento, la dovete cercare voi entrando nell'azione. E cosa facciamo? Dopo ve lo dico. I gruppi che si sono creati sono un po' dispersivi e il nemico, il divisore, riesce sempre ad entrare. Adesso nei gruppi che si formeranno non dobbiamo farlo entrare. E mi spiego. Michelino Marco Vecchio, apparizioni Monte Sant'Onofrio, Molise, 2015. Il nemico lavora, lavora ininterrottamente, lavora sulle divisioni, lavora sulle distrazioni, lavora su chi crede in noi, quindi sulle persone che leggono, che ascoltano i messaggi mariani. Luz de Maria, 2021. Popolo di Dio, il demonio non è un'invenzione, esiste, vi ruba la pace, vi porta a lottare gli uni contro gli altri e gioisce quando ci riesce. O creature stolte, che siete la causa della gioia del demonio. Paratico, apparizioni, Brescia, 1997. L'autoritarismo non è per voi. Gesù sta tornando
E nel Vangelo è scritto che giudicherà le nostre opere, non le nostre opinioni. Anzi, è scritto che chi dice Signore, Signore, quindi chi si fa maestro, chi si fa teologo, non sarà riconosciuto da Gesù. Nei miei filmati ho detto chiaramente che a mio parere c'è vita nell'universo, l'universo è popolato, lo diceva anche Padre Pio, lo dicono i testi sacri in Salmi 23, lo dice la Madonna nei suoi messaggi, io li ho anche letti. E cosa è successo? Alcune persone mi hanno aggredito, mi sono saltate addosso, mi hanno massacrato, hanno detto sei un falso profeta, sei uscito dalla retta via. Se un eretico è opera di Satana, non seguite Alberto Caccialanza. Ecco, se vi sentite arrivati, se vi sentite maestri, se vi sentite talmente in alto da avere il diritto di giudicare una persona perché ha un'opinione diversa dalla vostra, se vi sentite in diritto di creare scompiglio, di creare attrito in un gruppo perché siete meglio degli altri, allora questa iniziativa non fa per voi, ok? Tony, la Getta, apparizioni Lecce, sono sei veggenti che ricevono messaggi. Questo messaggio ricevuto da Claudia. 2017. Chi sei tu a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato? Chi ha ragione e chi ha torto? Chi sei tu a dire che quel fratello si è allontanato dal mio amore? Non giudicate se non sapete. Non giudicate se non volete essere giudicati. Carbonia 2010. Chi non capisce il mio dire, stia lontano dalla mia opera. Perché la zizzania non venga ad unirsi al grano buono. Zaro, apparizioni Napoli, 2001. Quando non reagite alle offese ingiuste, non pensate di essere stupidi, ma sappiate che così piace a Dio Padre. Cavarzere, Venezia, 2010. Fatevi carico delle negatività e tacete. In un gruppo WhatsApp avevo chiesto un'offerta per una famiglia in difficoltà che c'è qui nella mia città. Io in quel periodo non avevo proprio niente da dargli e un ragazzo del gruppo ha cominciato a prendermi in giro, a darmi del santo, a criticarmi. E cosa ho fatto? Non ho risposto, ho fatto silenzio, non ho detto niente. È talmente importante l'unione in questo periodo che se mi attaccano anche ingiustamente, io non rispondo, faccio silenzio. E dobbiamo fare tutti così. Se vi attaccano anche voi, fate silenzio. Non deve esserci litigio tra di noi. Trevignano Romano, 2020. Io, vostra madre, sono sempre con voi. Ricordate che questo è il tempo peggiore che l'umanità abbia mai vissuto, ma nonostante tutto, questo è il tempo di benedizioni. Il piccolo gregge sarà benedetto per renderlo forte nell'affrontare qualunque evento. Un gregge si sposta sempre unito, compatto verso un'unica direzione. Quindi le persone che riusciranno a rimanere unite in pace, in armonia con i fratelli, abbassando il loro ego in attesa della seconda venuta di Gesù, saranno benedette, saranno protette per affrontare gli eventi futuri. Quindi come cominciamo a formare, a creare questo gregge? El Escorial, apparizioni Spagna, 1990. Pregate, figli miei, formate grandi comunità
dove regnino l'amore, l'unione e la pace. Fra David Lopez, 1987, messaggio ricevuto a Medjugorje in Bosnia, un messaggio che parlava della fine dei tempi, anche dei 3 giorni di buio. E cosa dice? È molto importante costruire comunità di alleanza fraterna dove potrete avere sostegno dai vostri fratelli. Carbonia 2012. Condividete ogni cosa come facevano i primi apostoli, create una vera comunità in Cristo Gesù. Le prime comunità cristiane vivevano insieme, si conoscevano fisicamente, condividevano tutto tra di loro, anche i vestiti, davano da mangiare agli affamati, davano da bere agli assetati. E noi dobbiamo fare come loro. Dobbiamo creare dei gruppi per aiutare i bisognosi con delle opere concrete di carità, naturalmente nella massima libertà, e i componenti di questi gruppi poi dovranno anche aiutarsi a vicenda perché arrivano degli anni molto duri, molto forti. E cosa facciamo? Alla fine del video vedrete delle persone che indicano il loro nome, la città da dove vengono. Sotto la loro faccia, mentre parlano, appare la loro mail. Così, se abitate vicino a loro e se volete creare unione, potete contattare queste persone. Naturalmente, verificate sempre che le persone con cui siete in contatto non siano persone che fanno perdere tempo. Se volete inviare anche voi dei filmati come questi, inviateli alla mail che vi indico a fine di questo filmato che state guardando adesso con i vostri occhi, oppure potete inviarli via WhatsApp ai due numeri di telefono che compaiono sempre alla fine di questo filmato. Chiedo la massima diffusione di questo video, mettetelo sui vostri canali, sui social, sulle piattaforme. Chiedo la traduzione di questo filmato in varie lingue, in inglese, francese, tedesco, polacco, russo, cinese, arabo, in qualsiasi lingua, tutto il mondo deve sapere. Chiedo la protezione a San Michele Arcangelo su questa iniziativa. Chiedo protezione anche alle persone che parteciperanno a questa iniziativa, alle comunità che si formeranno e chiedo il rosario su questa iniziativa. Fatelo, è estremamente importante. Io ho finito, ci vediamo sicuramente al prossimo filmato e vi ringrazio. Ciao cari amici. Ciao a tutti, sono Alessandra dalla zona di Cagliari. Uniamoci. Aldo, da Alvisola Marina in provincia di Savona, uniamoci. Alessandra di Bologna, uniamoci. Ciao, mi chiamo Alessandro e abito a Cesena. Un abbraccio a tutti e un saluto. Ciao, il mio nome è Alessio. E vivo a Civitavecchia, in provincia di Roma. Mi raccomando, uniamoci tutti. Ciao, sono Anita. Ciao, sono Nadio e viviamo a Tivoli Terme, provincia di Roma. Uniamoci tutti. Ragazzi, salve a tutti, sono Annalisa di Salerno. Uniamoci per la seconda venuta di Gesù. Ciao, sono Antonio da Pomezia, provincia di Roma. Uniamoci. Sia lodato Gesù Cristo. Salve, un caro saluto e un abbraccio a tutti da Antonio. Io vivo a Palermo, Palermo città, zona centro, e mi raccomando, stiamo uniti e facciamo rete. Siano lodati i Sacri Cuori di Gesù e Maria.
Ciao a tutti, sono Anna Rita e sono di Bologna. Stiamo uniti. Ciao. Ciao amici, sono Beppe da Bologna. Uniamoci. Ciao, sono Monica e abito a Lucca. Uniamoci tutti insieme. Salve a tutti, sono Francesco Capuano e vivo a Castrolibero in provincia di Cosenza. Mi raccomando, uniamoci. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Carmela. E mi chiamo Roni. Siamo di Feldbach, vicino Stoccarda. Uniamoci. Buongiorno, sono Fabio Castellani, abito Modena, uniamoci per la seconda venuta. Tanti auguri, Ave Maria e avanti, San Luigi Orione. Ciao, sono Cristina, dalla provincia di Alessandria. Uniamoci. Salve, buonasera, mi chiamo Daniele e sono di Paola, provincia di Cosenza. Se c'è qualcuno vicino, io vi chiedo di unirci per formare un cenacolo. Ciao Alberto, mi chiamo Salvatore Danilo Carta e vivo a Roma. Grazie per questa opportunità. Ciao, a presto. Buongiorno a tutti, sono Danilo da Roma e credo che sia veramente giunto il momento di unirci e stare insieme tutti. Grazie. Ciao a tutti, sono Sergio De Carlo, ho 24 anni, abito a Montale in provincia di Pistoia, in Toscana, ma sono domiciliato a San Mommè, sempre in provincia di Pistoia. Mi raccomando, tutti uniti, forza e coraggio, e un abbraccio a tutti e un bacione, care anime. Ciao! Ciao ragazzi, buongiorno a tutti, sono Augusta, abito a Meda, in provincia di Monza Brianza, vicino anche a Milano Nord, e sono disponibile per il progetto Uniamoci. Forza e coraggio, buongiorno. Ciao a tutti, siamo Elisa e Stefano. Siamo di Montevarchi, in provincia di Arezzo. Uniamoci. Ciao. Ciao. Ciao, sono Fabrizio da Brindisi. Uniamoci, come la Madonna ci chiede. Ciao, sono Bruno da Brescia e uniamoci. Ciao, sono Fiorenza e vivo a Roma. Mi raccomando, uniamoci. Ciao a tutti, sono Francesca da Anagni, in provincia di Frosinone, e a volte mi trovo anche a Firenze. Uniamoci. Un saluto a tutti. Mi chiamo Caterina, vivo a Matera. Uniamoci, uniamoci tutti insieme alla Madonna. Ciao, sono Maruska di Brescia, Lago di Seo. Restiamo tutti uniti. Ciao. Ciao, sono Lorenza della provincia di Vicenza. Uniamoci. Ciao. Ciao a tutti, sono Lorenza dalla provincia di Monza Brianza ad Esio e uniamoci. Ciao, mi chiamo Francesca Deledda, sono di Ozieri, provincia di Sassari, Sardegna. Uniamoci tutti, l'unione fa la forza, Dio è con noi. Vi aspetto. Ciao cari amici, io sono Maria Grazia, abito in Campania, in provincia di Catania. È un territorio che si trova tra Caltagirone e Piazza Armerina. Un abbraccio a tutti e Dio vi benedica. Un saluto a tutti, io sono Martina e abito a Sona, in provincia di Verona. Uniamoci. Ciao, sono Mary della provincia di Padova con Selve. Io sono Martina, uniamoci insieme. Ciao, sono Michela, vivo a Padova. Uniamoci. Un abbraccio a tutti. Sono Maria Enrica da Cremona. Uniamoci tutti. Olisuan, il maestro prega per noi, perché siamo uniti nell'unità. Ciao ragazzi, io sono Andrea Fago, da Novi Ligure,
provincia di Alessandria, Piemonte, insieme alla Madre Celeste, uniamoci. Ciao ragazzi, mi chiamo Pamela, vengo dalla provincia di Siracusa, da Palazzo Lagreide. Un salutone, uniamoci tutti. Ciao. Ciao, sono Calogero e chiamo dalla provincia di Agrigento. Uniamoci tutti con Maria e forza. Amen. Ciao, sono Rossella, vengo da Padova, uniamoci. Ciao a tutti, sono Riccardo di Grosseto, uniamoci. Ciao a tutti, sono Rita Spina di Paola, provincia di Cosenza, e uniamoci in crociata. Dio vi benedica tutti, ciao, a presto. Buongiorno a tutti, sono Ronchi Giulia di San Gervasio Bresciano, naturalmente in provincia di Brescia. Aspetto insieme a voi la venuta del Signore, uniti nella preghiera. Ciao a tutti. Ciao a tutti, sono Sabrina e sono di Perugia. Rimaniamo uniti. Buonasera a tutti, sono Micaela Stefania dal Scanzano Ionico in provincia di Matera. Uniamoci tutti e grazie di questa opportunità. Ciao, sono Tiziana, abito a Villodastico in provincia di Vicenza. Uniamoci tutti.